Le 11 e 8 minuti, rientriamo in studio con Cagliari in diretta. E che studio, è lo studio della Fiera, Padiglione I, venite a trovarci. E tra l'altro potete anche vederci, perché grazie agli amici di videosardegna.it siamo su web. Se voi cliccate videosardegna.it ci vedete, forse. Forse vedete anche l'assessore Giagoni che saluta la telecamera, che è nostro ospite. L'assessore Gianni Giagoni è nostro ospite ancora in quest'ultima parte della trasmissione. Durante il fuori onda stavamo parlando di alcuni avvenimenti che ci saranno a Cagliari prossimamente, Alberto, di alcuni che ci sono appena stati. Sì. Marco Carta, assessore, com'è stata la preparazione per questo grande evento, di cui mi pare siete molto soddisfatti anche voi? Molto, perché evidentemente uscire su Canale 5 in prima serata con quegli ascolti, francamente, e poi presentare la città come è stata presentata, credo che sia un beneficio indiscutibile, quindi molto contenti, ci ha impegnato molto perché sono stati 3 giorni di fuoco. Sono state le prove generali per la visita del Papa? Beh sì, certo, sicuramente sì. Finora possiamo dire che Marco Carta ha battuto Berlusconi, perlomeno come affluenza, adesso vedremo il confronto un po' più difficile, nonostante Berlusconi, insomma, il Papa. C'era molto, certo. No, è stato un gran successo, poi una macchina obiettivamente del comune, operativa del comune, che ha dato prova di grande sensibilità e non solo, ma anche di grande organizzazione. Ma lei, assessore, l'ha incontrato Marco Carta? Certo. Com'è Marco Carta? Beh, mi sembra un bravo ragazzo, mi sembra anche uno abbastanza motivato per quello che sarà la sfida, perché oggi sì, ha vinto una battaglia, ma la guerra va conquistata, è una cosa un po' difficile. Lo teniamo d'occhio. E per la visita del Papa, assessore, a che punto siamo? Su cosa state lavorando? Sant'Efisio abbiamo già diversi contatti con gli organizzatori, stiamo verificando tutta una serie di cose, dal percorso, come presentare la città, come organizzare il palco e tutto quello che circonda evidentemente l'attività di quei giorni, che sono 3 giorni ma intensi, con tutta una serie di attività. Ecco, la speranza è che anche questa volta l'amministrazione comunale, come dire, l'organizzazione comunale dia prova di grande maturità, ma sono convinto che sarà proprio così. 340-06-44033 il numero di cellulare per i vostri sms, potete scriverci anche con le vostre domande per l'assessore Giagoni. Leggiamo qualche messaggio che ci è arrivato. Si può sapere, ci scrivono, di chi è stata l'idea di quella grezzata dei gladiatori? Confermo sulla grezzata, ma non so chi sia l'intuizione così. Non saprei, escludo l'amministrazione comunale. Forse iniziativa privata, allora possiamo immaginare. E poi invitano a Ponni piste ciclabili e ponti di legno pedonabili che scavalcano il traffico. Le macchine a casino, ci scrivono, leggiamo come ci arriva. Il 25 maggio tutti a piedi a Sant'Elia, al Poetto, passando sulla sella. Ci scrivono anche al 340-0644-033. Se lei me lo consente, se me lo consentite, io vorrei lanciare un appello ai cagliaritani per una cosa che a mio avviso rappresenta l'inizio di una Cagliari città turistica diversa rispetto a quello che abbiamo assistito in questi anni, ultimi anni. La ZTL del Poetto. Io mi capita spesso di andarci, non possiamo certamente mettere i vigili urbani ogni santo giorno, domenica, perché sono impegnati in altri servizi. Ecco, l'appello che io rivolgo, e lo rivolgo ovviamente a nome di tutta l'amministrazione, che i cagliaritani rispettino quella ZTL, perché è una ZTL importante che consente di svolgere non solo una bella passeggiata fronte mare, quindi con tutta una serie di benefici evidentemente non circondati da macchine che in qualche modo intralciavano la libera circolazione dei pedoni, ma anche la possibilità di andare con la bici, quindi di andare con la famiglia, di visitare tutto quel litorale che in qualche modo è di grande pregio. E poi l'obiettivo è quello di animarlo con tutta una serie di iniziative dal punto di vista anche culturale, non solo sportivo, e quindi rappresenta un valore importante per la città. L'appello che rivolgiamo è di notare che c'è un cartello che impedisce il transito alle autovetture. Quindi siate rispettosi, 340-0644-033 il numero di cellulare per i vostri sms. Ci scrivono: non vi trovo su internet, vi voglio vedere, che sito, dove, mi mancate. Allora, il sito è www.videosardinia.it.
E poi ci scrivono ancora: Marco Carta è di Pirri come me, per forza è un bravo ragazzo. Allora, assessore, la congediamo perché sappiamo che ha molti impegni. L'assessore Giovanni si è trattenuto con noi ancora per 15 minuti dopo la fine di questa parte della trasmissione. Vogliamo ricordare tutti gli avvenimenti di questi giorni, assessore, in breve, domani mattina intanto. Beh, intanto oggi alle 18, aspettando Sant'Effisio, per il centro storico si svolgeranno tutta una serie di iniziative che sono molto importanti, curiose, belline, carine, che in qualche modo presenteranno poi l'avvenimento di Fisio come l'avvenimento di grande strategia per l'amministrazione comunale. Poi domani la sfilata e di sera il festival del folklore in Piazza del Carmine, poi come omaggio a Sant'Effisio. Quindi ci sono appuntamenti importanti e l'appello è per i cagliaritani, e non solo, ma anche per qualche turista che venga così a visitarci. Partecipate tutti, grazie all'assessore Gianni Giagoni, assessore al turismo e a tante altre cose, sì, come ha detto prima Alberto Borgo. L'aspettiamo negli studi di Radio Press prossimamente. Intanto grazie per essere stato con noi. Sono le 10, le 11, anzi e 14 minuti. Mandiamo un brano. Venite a... Sono i della fiera.